Ehi là gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati non su Dual Maxing, sì, lo stavo per dire, ma siamo su tutt'altro oggi. Penso che si possa intuire da questi draghi di livello 2. What the fuck? Vabbè, prima andiamo ad attaccare, poi vi spiego tutto, tranne a quelli che probabilmente avranno già capito che questo è il mio account TH7. Allora, attacco questo villaggio non tanto per le risorse, ma per le coppe. Vedete che mi dà un più 32 trofei e io lo voglio quel 32 trofei. Quindi adesso so che c'è una difesa aerea che si mangia praticamente un drago. Però partiamo subito a bomba con due belle furie tattiche. Ok. Partiamo a Corre Barbarozzo. Ok. Difese aeree mangiate letteralmente. E andiamo a pigliarci le tre stelle, si spera. Anche se c'è questa difesa aerea un po' troppo pericolosa per i miei gusti. Vediamo un pochettino come si sviluppa la faccenda. Allora. Direi abilità del Re Barbaro. Ok. Sì, lo so, ci sono un paio di cose sulle quali dovrei aggiornarvi probabilmente, ma ripeto, con calma vi spiegherò tutto. Allora, quell'attacco procede bene, ma le tre stelle non ce le vedo, ragazzi, perché c'è quella difesa aerea che mi puzza proprio di fail. Mi puzza proprio di marcio in una maniera incredibile, anche se potremmo tirarla giù. Andiamo a tirarla giù, per favore. Ok, tiriamola giù gentilmente. Ok, c'è un volano ancora e penso che non sia un problema. Allora, ragazzuoli, perché? Niente risorse, perché coppe? Come penso di aver scritto nel titolo, in questo video maxeremo non il nostro solito TH11, ma il nostro account di livello 7, che è il mio terzo o quarto account, tipo una cosa che uso pochissimo. E siccome è maxato, non mi servono risorse. E al posto delle risorse cerco i trofei per cercare di salire di coppe. L'unico problema è che tutte le mie energie, ve lo dico fin da subito, io le concentro sul TH11, su Dual Maxing. Quindi fare una scalata seria con il TH7 per il momento è qualcosa di impossibile. Il bottino appunto è quello che è, un 50.000, un 300.000 così a caso, che alla fine un po' di Elisir mi serve comunque per fare i draghi, un 349 di Elisir e un 32 coppe, che è la cosa di sicuro più importante. Adesso in teoria dovrei tornare al villaggio come faccio di solito. Però ragazzi, ho cambiato formazione. Vabbè, per carità, la formazione è cambiata comunque perché dall'ultima volta in cui vi ho mostrato il TH7 ho maxato tutto. Questo è vero, ma è cambiata anche la formazione proprio come struttura. Quindi adesso farò un bello speed building della formazione e ci vediamo tra poco. Just run away with me, darling. We'll get real lost. We'll get real lost again. Just run away with me, darling. We'll get real lost. We'll get real lost again.
Eccoci qua, non mi sono mosso, spero che lo speed building vi sia piaciuto e so che avete già visto la formazione, quindi è inutile restare ancora su questa schermata, però ragazzi la formazione che avete visto è letteralmente marcia. Cioè guardate, si denota un pochettino che è da un po' di tempo che non entro. Andiamo a prendere insieme le risorse ragazzi, oh mio dio, tutti gli estrattori pieni a merda proprio. Guardate qua. E allora andiamo a riattivare prima di tutto le trappolozze, ok. Qua cosa abbiamo? Vabbè, i soliti trailer. E, ah sì, l'evento della terremoto che non mi interessa. Siamo arrivati al livello 65 e abbiamo un obiettivo. Difenditi con successo da 250 attacchi. Vabbè, dammene un po' di gemme, va bene. E qua cosa abbiamo? Vabbè, qua il registro degli attacchi. Qua cosa abbiamo? La chat. Qua abbiamo una war, così mi ero messo caso di una war, quindi forse dovrei cercare di attaccare. Qua abbiamo anche un bel carrello delle risorse. Ah, e qua abbiamo i miei carissimi depositi fuori, perché a me interessa solamente l'Elisir, quindi io difendo solo i depositi di Elisir. Gli altri li tengo lì nel caso in cui qualcuno voglia attaccare e regalarmi magari qualche coppa. Giusto per essere chiari, anche se il 90% di voi l'avrà già capito, ho letto dei commenti sotto l'ultimo episodio in cui parlavo del TH7 di persone che dicevano fai il TH8. No, questo account si chiama FerreTH7 perché deve restare un TH7. Ci ho messo un po' per maxare tutto, adesso resterà così. Ma mentre parlo io direi di cominciare a togliere tutti questi ostacoli che mi daranno anche un bel po' di gemme. Eh sì ragazzi, qua abbiamo parecchia roba, abbiamo anche una bella cassa di gemme. Se per caso non si fosse capito ragazzi, dai draghi che ci sono qua, andrò a fare un altro attacco tra pochissimo. Faremo come nell'episodio di Dual Maxing due attacchi e poi andremo a maxare veramente il villaggio ragazzi, perché c'è una cosa qua in mezzo, ovvero un muretto di livello 6 che non ho ancora potenziato perché volevo farlo insieme a voi. Quindi teoricamente il villaggio maxato ci sarà solo oggi con voi. Ma che godure ragazzi, tutte ste gemme che arrivano così a babbo di minchia. Ma perché non è così anche su Clash Royale, che le gemme arrivano un po' più facilmente? Sì, ho capito, si trovano nei bauli, però è in proporzione diverso ragazzi, molto diverso. Perché su Clash Royale rispetto al caro buon vecchio Clash of Clans c'è molto più bisogno, e sottolineo bisogno, di shoppare. Invece qui uno può vivere bene senza spendere queste fottutissime gemme. Almeno che ovviamente uno non voglia scalare a livelli veramente alti, in quel caso sì, le gemme sono fottutamente necessarie. Fottutamente. Ma a proposito di scalare, io direi di andare a fare subito il prossimo attacco. Abbiamo già fatto 3 stelle per il bonus, ce ne mancano ancora 2. E ci pigliamo un 120.000, che lo so, è inutile, però lo voglio comunque. Allora, andiamo a skippare e vediamo che cosa troviamo. Sto qua ha un 27 coppe, vorrei un tizio con 30 o 31, 32. Devo ricordarmi che non posso contare sul Rebarbaro. Guardate, un altro TH7 maxato, però non mi piace perché ha 24 coppe, ne voglio di più. Ed eccolo qua, infatti, un altro 32 ragazzi, ha le difese aeree praticamente tutte su questo lato e quindi io ripartirei scellissimo con i miei draghetti. Sì, ripeto, non ho il Rebarbaro, però avete visto anche dall'attacco di prima, fa veramente poca differenza. Cioè non è come il Rebarbaro livello 41 del nostro TH11, ma è un miserabile Rebarbaro che ha appena sbloccato l'abilità. Che però, per carità, per un TH7 è già tanta roba, Non è assolutamente da sottovalutare. Allora, quante botte che mi son preso in quel punto lì. Non mi è piaciuta quella cosa per niente. Andiamo a infuriare anche quei draghetti lì che sono molto importanti. E ragazzuoli, io di nuovo quella difesa aerea me la vedo molto inculatrice. Sì, la difesa aerea inculatrice, avete sentito bene. Perché credo che i miei draghi andranno ovunque tranne se che su quest'ultima difesa aerea puntualmente. Oh mannaggia loro. In genere attacco o con i draghi e tre furie o con i draghi e tre tuono. In questo caso forse servivano le tre tuono, però ho visto le 32 coppe, ho voluto provare, così per mal che vada, anche se failiamo un po', dovremmo comunque fare un buon numero di coppe, in teoria.
Vediamo un attimo che cosa esce fuori. Però no ragazzi, questa difesa aerea è messa troppo bene, perché riesce a gestirsi tutti i draghi e ha comunque due torri dell'arciere ancora ad aiutarla, quindi è proprio easy per lei. Si cucca un 84%, sì, che per noi corrisponde a un 21 coppe comunque sia, che non è malaccio, dai. Va bene, va bene. Ringraziamo il caro TH7 bastardo. No, a parte gli scherzi, ho battuto un TH8, non ho battuto un TH7, vergogniamoci. Il bonus stella che tanto volevo è arrivato e non prenderò perché non lo uso far niente. Però, come sempre, ragazzi, cosa importante qua, come su Dual Maxing, devo andare assolutamente a mettere in addestramento altri draghi, ok? Tac, altrimenti mi dimentico, lo sapete. Ah, tra l'altro, nell'ultimo episodio di Dual Maxing mi hanno scritto tipo tutti: Ferri non hai messo i barbari e gli arcieri. Perché? Non so se avete notato, ma siamo rimasti veramente a pelo con l'Elisir e quindi non riuscivo ad addestrarli perché costano tipo 90.000. E avevo meno di 90.000, adesso non ricordo bene. Però ricordo che dopo la registrazione ho detto: cazzo, devo addestrare il barbaro e l'arciere. Sono andato a vedere e non potevo. Quindi ho dovuto prendere le risorse al castello del clan. Ho dovuto fare casini vari. Però ragazzi, il farming ovviamente sta andando avanti. Torno a ripetere, ho già detto prima, questo account non è inattivo così a caso perché sono stronzo, ma perché veramente le energie sono tutte sul primo, logicamente, di account. Perché ragazzi, gestire più di un account bene con il lavoro poi è impossibile. E adesso anche le mura saranno tutte belle maxate. Era una cosa inguardabile questo muretto di livello 6 lì in mezzo ai maroni. E adesso sparisci, vai via, tutto. E il TH7 è maxato. Andiamo a mostrare tutto nel dettaglio. Abbiamo gli accampamenti, il municipio. Potete vedere anche voi senza che vi elenco tutto. È tutto quanto maxato. Boh ragazzi, non c'è più niente da fare. A meno che non mi aggiungono qualche stronzata, tipo le trappole a scatto livellabili, boh, roba. Però per il momento clicco sui muratori e tutti i costruttori sono disponibili, ma non c'è niente da fare. Anche questa cosa è meravigliosa solamente vederla. In ogni caso ragazzi, io direi che abbiamo detto tranquillamente tutto. Devo dirvi ancora una cosa, giusto per essere sempre sinceri. Oggi non a caso non ho portato Dual Maxing, ma questo video è un po' diverso. Infatti su Dual Maxing ho calcolato che per ancora 5 giorni non ci saranno difese nuove da portare, quindi saremo un attimino rallentati. Però calcolate che comunque sia, come vi avevo già detto nei video precedenti, sto cercando di ottimizzare il tutto per portarvi le cose in maniera più distribuita possibile, non tutto subito e poi periodi senza fare niente, tutto abbastanza ordinato tra molte virgolette. E nulla ragazzi, direi che appunto ci possiamo salutare e ci vediamo domani alle 5 con un nuovo video. Fate un salto in descrizione dove vi lascio sempre tutti i link del mondo, ai social e a quant'altro. Attivate la campanellina delle notifiche a fianco al tasto iscriviti, perché è importantissima per sapere quando escono i miei video. E nulla ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video e ciao.